Hey guys, what is up and welcome back. We're going to do more learning Italian today. And we are on lesson 14 of verbs. And it's going to be the verb salire. I had trouble with it that first time, but let's get going on this lesson. So the verb salire is blank and has a variety of meanings on the theme of going up. Okay? So, per dimagrire salgo le scale a piedi. To lose weight, I go up the stairs on foot. I mean, the only other way to really go up actual stairs would be like one of those little chairs that goes, which is like really just up super slow. If you wanted to get upstairs, like as far as get to the next level, you would use either an elevator or an escalator, but to actually use stairs, yeah, you would use your feet. Quando sono stanco salgo in ascensore. When I'm tired, I go up with the elevator. Domani saliamo la montagna più alta. Tomorrow we'll climb the highest mountain. Non sono riuscito a salire sul treno. I didn't manage to get up into the train. Irregular? Cool. Per dimagrire, salgo le scale a piedi. Quando sono stanco, salgo in ascensore. Domani saliamo la montagna più alta. Non sono riuscito a salire sul treno. I'm noticing that most of these are irregular. Io salgo. Tu sali. Lui, lei, sale. Lui, lei, sale. Noi saliamo. Voi salite. E loro salgono. Io salgo. Tu sali. Lui, lei, sale. Lui, lei, sale. Noi saliamo. Voi salite. Voi salite. And then loro salgono. Loro salgono. Choose the correct answer. I'm going. Salgo al quinto piano per farmi fare un massaggio. Shall we go up together or will you go up alone? Saliamo insieme o sali da solo? You go up, but it's voi, so it's you all, or like you plural. So it's salite, and then loro, they're going up. Voi salite con l'ascensore, loro salgono a piedi. Look how the plane takes off. Guarda come sale l'aereo. Are you also going up to the third floor? The only you would be salite. Sale. Sale anche lei al terzo piano? Oh, unless it's supposed to be formal. Voi salite al quinto piano, noi rimaniamo qua. That's the only thing I can think of is if it's formal it'd be sale. Salgo le scale di casa tutti i giorni. Sali al quinto piano in ascensore? Oh, they said sali. My bad. Sali a casa mia 2 minuti? Anna e Paolo salgono a piedi. Noi saliamo in ascensore. You singular. Come up with me, we'll take the elevator up. Se sali con me, saliamo con l'ascensore.
get plural informal into the car. Let's go. Salite in macchina e partiamo. I go up to the fifth floor on foot. Salgo. Salgo al quinto piano a piedi. You impersonal don't get on the train without a ticket. Non si sale sul treno senza biglietto. Huh. The actors are going up onto the stage. Salgono. Gli attori salgono sul palcoscenico. Are singular formal you getting on the train as well? Sale. Sale anche lei sul treno? Salgo al quinto piano per farmi fare un massaggio. Saliamo insieme o sali da solo? Voi salite con l'ascensore. Loro salgono a piedi. Guarda come sale l'aereo. Sale. Sale anche lei al terzo piano? Alright, so lesson 15 is going to be the verb volere. The verb volere, to want, is irregular. Voglio prendere l'Intercity delle 14:40. Sara non vuole arrivare tardi. See, like most of these are irregular. Just pick irregular and you're probably gonna be right. Io voglio. Io voglio. Tu vuoi. Tu vuoi. Lui, lei, le vuole. Lui, lei vuole. Noi vogliamo. Noi vogliamo. Voi volete. Voi volete. And loro vogliono. Loro vogliono. Io voglio. Io voglio. Tu vuoi. Tu vuoi. Lui, lei, le vuole. Lui, lei vuole. Noi vogliamo. Noi vogliamo. Voi volete. Voi volete. And loro vogliono. Loro vogliono. Non voglio fare quattro cambi. Mia sorella vuole prenotare un posto in prima classe. Vuoi prendere un treno regionale? Did I spell it wrong? Let me listen to it again as well. Vuoi prendere un treno regionale? What? See, I spelled it wrong. I thought that should have counted. A che ora arriva? Vogliamo un collegamento diretto. I think I know what it was. I'm just gonna listen one more time. A che ora arriva? Vogliamo un collegamento diretto. Volete un biglietto per la prima o la seconda classe? Non vogliono fare una prenotazione del posto. Not what he said? Non vogliono fare una prenotazione del posto. Non vogliono fare una prenotazione del posto. Can you say? Is it O-N-O? Oh, come on! I did A-N-O instead of O-N-O, and they didn't give me the, like, typo. I spelled it wrong. Man. I swear to God. Just because I'm vuole un biglietto di prima o seconda classe? Do you plural informal? Volete. Volete andare a Milano? We want. Vogliamo pagare in contanti. Sarah doesn't. Sara non vuole arrivare tardi. I want.
Voglio prendere l'Intercity delle 14:40. Tommaso e Carlo vogliono la prenotazione in prima classe. Do you singular informal? Vuoi prendere il treno? I have so many corrections. I don't want. Non voglio. Prendo un treno che parte in mattinata. Non voglio arrivare tardi. Anna doesn't want. Anna non vuole viaggiare in prima classe. Do you... Vuoi partire adesso o dopo pranzo? We don't want. Non vogliamo fare tre cambi. Do you plural informal? There you go. Volete andare a Trieste? My parents want to make a seat reservation. My parents want, which would be they, so vogliono. I miei genitori vogliono fare una prenotazione del posto. Luisa and Filippo, so I would say that still vogliono. Luisa e Filippo vogliono il treno regionale delle 10. Three mistakes because of freaking typos. Vuoi prendere un treno regionale? Non vogliono fare una prenotazione del posto. No, wait. It's formal, so. Vuole un biglietto di prima o seconda classe? Volete andare a Milano? Vogliamo pagare in contanti. Sara non vuole arrivare tardi. Voglio prendere l'Intercity delle 14:40. Tommaso e Carlo vogliono la prenotazione in prima classe. Vuoi prendere il treno? Alright guys, so we got through another two lessons. Each lesson I have found takes about 6 minutes and change. So instead of having an 18 or 19 minute episode, I'd rather have a 13 minute episode or a 14 minute episode. So next is lesson 16, dovere, and then lesson 17, potere, and then sapere. And then we have differences. Oh man. We are in for some fun in the future episodes of this. So if you guys did enjoy it, please leave a like. And if you're new to the channel, go ahead and please hit that subscribe button for me. It helps me out a lot. And turn on notifications as well. I will see all you guys in the next video. Later. Once I'm 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.